Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola. Telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto, linea notte, infofriulitv.net. Questi simboli sono molto importanti perché ci ricordano ogni giorno che, in presenza di atti di violenza sulle donne, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo denunciare. Stare vicino alle vittime non spetta agli altri, ma a tutti noi. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che a Magnano in Riviera ha partecipato all'inaugurazione della panchina rossa realizzata da Andrea Bertolisso e tinteggiata da Andrea Orlando, il padre di Nadia, la 21enne di Vidulis di Dignano, uccisa 3 anni fa dal suo ex fidanzato. Per combattere la violenza sulle donne tutte le amministrazioni pubbliche devono pretendere sempre che venga fatta giustizia. Chi commette azioni di questa gravità, ha detto Fedriga, deve subire delle conseguenze che devono essere molto dure. Il nostro obiettivo però deve essere soprattutto quello di prevenire situazioni di questo tipo. Per questo, ha aggiunto il governatore, tutte le donne devono sapere che possono, senza paura, denunciare i violenti e che esiste una comunità pronta a difendere chi si trova in pericolo o in difficoltà. All'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale di Magnano in Riviera, è intervenuta anche l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. La panchina rossa inaugurata oggi a Magnano in Riviera rappresenta un impegno per l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato l'assessore. Dobbiamo continuare infatti a coltivare il ricordo di chi brutalmente ha perso la vita lottando quotidianamente, ognuno con i propri mezzi e capacità, affinché la violenza non abbia mai il sopravvento. Passiamo a una notizia di cronaca già anticipata questa mattina nella seconda edizione del nostro audio-videogiornale. Il tratto tra Sestino di Livenza e San Donà di Piave della 4 in direzione Venezia è rimasto chiuso per un paio di ore dalle 12 a causa di un furgone in fiamme all'altezza di Cessalto. Il mezzo trasportava un macchinario contenente 60 litri di gas. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Sul posto ha operato la polizia stradale, il personale di Autovie Venete, concessionaria della tratta, e i mezzi di soccorso. La concessionaria, nel frattempo, aveva istituito l'uscita obbligatoria a Sestino di Livenza per chi giungeva da Udine o da Trieste e chiuso gli svincoli di entrata verso Venezia di Sestino e Cessalto. I disagi si sono verificati con code fino al bivio A4A28 all'altezza di Porto Gruaro, lunghe fino a 3 km. Nella tarda serata
è tornata alla normalità. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nel sinistro. I soccorritori della stazione di Cava del Predil hanno operato in aiuto di 3 escursionisti che si trovavano in difficoltà durante la discesa del Monte Lussari. Gli escursionisti hanno chiamato attraverso il loro telefono cellulare il numero unico d'emergenza 112, riferendo di aver imboccato erroneamente il sentiero di discesa e di essere rimasti bloccati a causa del fondo ghiacciato. La loro posizione è stata individuata a quota 1320 metri d'altezza lungo la pista forestale che da Lussari scende verso la Val Saisera, mentre avrebbero dovuto rientrare lungo il sentiero del Pellegrino. Stanno tutti bene, sono stati recuperati in tarda serata, sani e salvi. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Sono 244 i nuovi contagi su 2763 tamponi eseguiti, di cui 405 test antigenici. 14 le vittime, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto il 28 novembre scorso e registrato solo successivamente. In leggero aumento i ricoverati in terapie intensive, 56 totali, e i ricoveri in altri reparti che sono 607 più 5 rispetto al dato di ieri. Lo ha comunicato come sempre il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. I totalmente guariti sono 30.088, quelli clinicamente guariti 656, le persone in isolamento scendono a 12.584. Previsioni del tempo per martedì 22 dicembre. Dalla costa alla fascia prealpina, prospiciente la pianura, cielo nuvoloso coperto per nubi basse. Sulla zona montana, specie in quota, poco nuvoloso per il passaggio di velature. Possibili locali foschie o nebbie notturne. Zero termico a 2800 metri, con inversioni. Sulle zone orientali sarà possibile qualche locale e debole pioggia al mattino. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento alla tarda mattinata per gli aggiornamenti su infofriulitv.net, linea notte. Arrivederci. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay.